Riciclo di carta e cartone sopra l'85% anche per il 2021, stando al piano specifico di prevenzione. Come avete raggiunto questo risultato? Beh, ringraziando i cittadini italiani nella raccolta differenziata, il salto in avanti che si è compiuto in questi ultimi anni è veramente importante, notevole, e da questo punto di vista il primo che va ringraziato è il cittadino italiano per come ha collaborato e naturalmente con lui le amministrazioni pubbliche. Noi cosa ci abbiamo messo? Ci abbiamo messo, diciamo così, l'organizzazione e la garanzia ai comuni, isole comprese, di ritirare tutto ciò che raccolgono, di riciclarlo integralmente e di dare un corrispettivo che nello scorso anno ha superato i 200 milioni di euro, quindi anche un flusso finanziario interessante per i comuni italiani. Accanto a questo ci mettiamo tutta la rete della filiera, che vogliono dire le 370 piattaforme in tutta Italia che ritirano il materiale raccolto dai comuni, e le cartiere che poi lo riciclano. E da questo punto di vista l'industria cartaria italiana è sostanzialmente a pari di quella tedesca, quindi è un vero e proprio campione, direi, europeo. E tanto spazio è quello che invece riservate anche alle politiche di prevenzione. Intervenite a monte per insegnare anche ai cittadini come evitare gli sprechi e come ridurre al minimo anche gli imballaggi, giusto? Certamente, ci sono due aspetti molto rilevanti, quello di informare sempre meglio i cittadini su cosa conferire alla raccolta di carta e cartone e cosa non conferire. L'esempio che facciamo spessissimo è quello degli scontrini che sono in carta termica e che vanno perché non riciclabili nell'indifferenziato. Ma c'è anche un importante lavoro con le aziende, sia chi realizza gli imballaggi, ma soprattutto chi poi li acquista per riempirli con i propri prodotti. E qui si apre un'importantissima e grande occasione, che sarà quella appunto dell'etichettatura, dove con maggior precisione saranno forniti non solo per carta e cartone, ma per tutti i materiali, le indicazioni non solo con che cosa sono fatti, ma dove devono essere conferiti. Quindi diciamo che è un passaggio molto rilevante quello dell'etichettatura che è prevista dal 1º gennaio e con questa anche uno sforzo a cui collaboriamo in particolare con il sistema degli utilizzatori industriali degli imballaggi nello sviluppo, nel rafforzamento del cosiddetto ecodesign per quanto riguarda gli imballaggi. Non devono essere solo accattivanti e comunicare bene. La carta, tra l'altro, lo fa direi da tempo e molto bene, ma devono essere soprattutto gestibili sotto il profilo del loro recupero e riciclo. Oggi questa è una priorità nel disegnare, nel riprogettare gli imballaggi. Ecco, quindi un vademecum per i cittadini per insomma, indicargli esattamente come vanno gestiti gli imballaggi, ma soprattutto diciamo, delle politiche che in qualche modo consentano di mettere meno imballaggi sul mercato, comunque imballaggi più facilmente riciclabili. Tutto questo poi è fondamentale per mettere insieme dei dati sempre più incoraggianti e a tal proposito il 14 luglio prossimo a Messina presentate il 27° rapporto di Comieco. Allora ci dica intanto perché Messina e soprattutto visto il particolare periodo storico che stiamo vivendo, cosa vi aspettate dalla Sicilia, ma soprattutto dal sud nei prossimi anni? Ma abbiamo scelto Messina perché è riuscita a raggiungere risultati veramente molto interessanti nella raccolta differenziata di carta e cartone e pensiamo che l'esempio di Messina possa essere un punto di riferimento per tante città del meridione, ma non solo del meridione, pensiamo per esempio a Roma, che sono sulla via di migliorare in modo importante la raccolta differenziata. Messina ha fatto un ottimo lavoro tramite il comune e tramite la propria società di servizio e evidentemente soprattutto grazie ai messinesi. Ecco perché abbiamo pensato di organizzare a Messina, d'accordo col comune e la società di servizi,
la presentazione del tradizionale rapporto annuale che si è ormai arrivato al 27esimo, quindi vuol dire che sono 27 anni che raccontiamo agli italiani che cosa si fa dal punto di vista della raccolta e del riciclo di carta e cartone. E perché Messina? Perché ha raggiunto questi risultati e perché noi riteniamo che partendo da Messina, con questo rapporto, si possa anche lanciare una grande sfida, che è un piano straordinario di sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclo nel meridione del nostro paese e a Roma in particolare. Quindi il nostro consiglio di amministrazione si è orientato a definire un piano adeguato che accompagnerà i progetti che saranno finanziati tramite il PNRR e che sapremo entro la fine di settembre. E questo, secondo noi, potrebbe sostanzialmente permettere al nostro Paese nel prossimo futuro di intercettare 600.000 tonnellate di carta e cartone che oggi ancora finiscono in discarica, in particolare nel sud del nostro Paese. Ecco, allora, quindi grandi traguardi e grandissimi obiettivi, quelli che si prefigge Comiego. Ricordiamo a chi è in ascolto l'appuntamento del 14 luglio presso il Comune di Messina, giusto? Esattamente, la mattina del 14 luglio ci troveremo appunto a Messina con tutta una serie di interlocutori, tra questi CONAI, come sapete noi facciamo parte del sistema CONAI, e CONAI proprio sul meridione ha attivato una task force dal punto di vista della progettazione, cioè della concreta opportunità di aiutare i comuni nel disegnare i progetti per il decollo e il consolidamento delle raccolte differenziate. Quindi questa sarà una, direi, ulteriore occasione. Ricordiamoci che carta e cartone sono, dopo l'organico, la componente più significativa nel flusso dei rifiuti urbani, ed è il motivo per il quale dall'inizio abbiamo seguito con grande attenzione tutta l'attività della raccolta differenziata, che ci ha permesso di diventare sostanzialmente autonomi dalle importazioni dall'estero di macero, ma persino di esportarlo all'estero, quindi un bel passo in avanti. Esattamente così, vedremo proprio grazie anche al supporto dato dal CONAI alle amministrazioni del Sud quali saranno i risultati di questo lavoro fatto in sinergia dal 30 settembre, quando saranno pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento. Allora, l'invito è a partecipare in presenza il 14 mattina presso il Comune di Messina, ma chiaramente l'evento sarà anche trasmesso in streaming sui nostri canali, quindi collegatevi a Ricicla TV perché conosceremo insieme i dati del 27esimo report di Comiego. Grazie mille, direttore, e buon lavoro. Anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.